gestiti dalle PA. Può essere un documento anche formato da un privato, eh? Un'istanza, potrebbe essere una dichiarazione sostitutiva, che però viene acquisita in un procedimento amministrativo ed è detenuta istituzionalmente dalla pubblica amministrazione. Quindi sono accessibili non solo documenti formati dalla pubblica amministrazione, ma anche documenti formati dai privati che sono però detenuti istituzionalmente dalla PA ai fini istruttori, ai fini procedimentali. Il dato invece, per dato intendiamo la rappresentazione di un fenomeno osservabile in un formato codificato. È una definizione che non viene dalla definizione giuridica, non la troviamo in nessun testo giuridico, è data quasi per presupposta, se vogliamo, viene dalle scienze dell'informazione. Quindi è la rappresentazione, la nozione la stessa di documento, sempre il fenomeno rappresentativo, rappresentazione di un fenomeno osservabile in un formato codificato. Ad esempio, un dato è quante persone, qual è la percentuale di persone che non stanno pagando l'IMU, qual è il gettito IMU dell'anno 2016. È un fenomeno che stiamo osservando, i pagamenti che sono stati fatti, i pagamenti che non sono stati fatti, che viene rappresentato in un formato codificato. Può essere numerico, può essere alfabetico, può essere in diverse forme, perché c'è una libertà di forme. L'informazione invece significa dare forma, ossia modellare, la caratteristica dell'informazione che è una coppia formata da una rappresentazione materiale, quindi c'è un'osservazione di un fenomeno e una o più interpretazioni possibili di questo fenomeno. Quindi nell'esempio che vi ho fatto dell'IMU, della TARI, eccetera, significa andare a studiare e capire perché le persone non stanno pagando, ad esempio. Capiamo che quella allora è l'informazione, cioè io do un'interpretazione. Capite che andiamo a un facile, che può essere opinabile. I dati sono un'osservazione oggettiva, l'informazione si caratterizza per il fatto che c'è un fenomeno di rappresentazione, quindi un'osservazione, accompagnato però da una interpretazione possibile. Quindi, ritornando all'esempio che facevamo, il consigliere comunale ha accesso anche alle informazioni, il cittadino che invece vuole accedere con l'accesso civico non ha diritto di accedere alle informazioni, ma solo a dati e documenti. Ritorna un po' quella cesura dell'accesso. La 241 del 90, per esempio, esclude l'accesso alle informazioni se non abbiano forma di documento. Questo che cosa vuol dire? Che un documento può contenere informazioni, anzi molto spesso le contiene, perché ci sono le interpretazioni, no? In un'istruttoria è chiaro che uno parte dall'osservazione, fa poi delle valutazioni. Quindi, premesso che, considerato, rilevato che, preso atto, ritenuto, sono tutte interpretazioni che vengono fatte, tanto premesso determina, tanto premesso delibera. È chiaro che alla base di un atto deliberativo di determinazione ci sono molto spesso delle interpretazioni, quindi un documento contiene informazione. Allora cos'è che è vietato? Chiedere interpretazioni qualora queste non siano già in concreto presenti in un documento che la pubblica amministrazione detiene. Quindi non sarà mai possibile, col diritto di accesso, chiedere un facere. Cioè, mi dai l'interpretazione di un certo fenomeno? Mentre il consigliere comunale lo può fare, può andare agli uffici e dire perché qui avete fatto questo, avete fatto quest'altro, perché avete omesso di fare il controllo. Se l'ufficio non risponde, lo potrebbe anche fare non rispondere, ti becchi l'interrogazione del consiglio, ovvio, o l'interpellanza. Quindi, più si... Guarda lei, perché ho capito che è un...
fa, ma anche io sono consigliere comunale, quindi alle 15 ho proprio un consiglio aperto con una serie di interrogazioni che abbiamo presentato, quindi una decina di interrogazioni, vaglio di mozione, di interpellanza, quindi c'è la fannotte, però alle 15 è stato convocato, per cui è chiaro che è un orario congruo, ma per chi lavora non troppo in sostanza, quindi purtroppo ecco. Quindi è chiaro che il consigliere va a scavare, se non trova le risposte che sta chiedendo e non gli vengono date delle motivazioni plausibili, è chiaro che ha i classici tre strumenti che sono la mozione, l'interrogazione, l'interpellanza, come sappiamo bene. Quindi è chiaro che è un controllo molto forte quello del consigliere. Il cittadino non ha questi tre strumenti, ma oggi ha a disposizione l'accesso civico generalizzato, che è uno strumento simile a quello del consigliere, che è un forte strumento di controllo, di pressione sulla pubblica amministrazione, perché poi dopo che cosa accade? Attenzione, bisogna poi dopo andare a utilizzare i dati e i documenti che sono stati acquisiti in termini compatibili con il fine per cui sono stati richiesti. Non è che un privato può esercitare il diritto all'accesso civico e poi può fare uso di quei dati, di quei documenti acquisiti come vuole. Deve rispettare comunque il principio teleologico, finalistico. Lo scopo dell'accesso è, come vi ho detto, favorire forme diffuse di controllo e tutelare i diritti fondamentali. Questo limite di scopo che serve a poter esercitare il diritto d'accesso è anche un limite al riutilizzo di quei dati, ovviamente, se non sono dati pubblici, perché se invece sono pubblicati sul sito, chiunque li può utilizzare come meglio crede, può fare il riuso dei dati. Quindi direi che documento, ed eccolo quindi la rideterminazione dell'oggetto del decreto di trasparenza. L'articolo 2, così come novellato, che cosa prevede? Che le disposizioni del decreto 33 disciplinano quindi, mi avvio a conclusione, la libertà di accesso di chiunque ai dati, ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione. A questo punto sappiamo cosa significa dato, cosa significa documento. Garantita questa libertà tramite i due strumenti fondamentali disciplinati dal decreto 33, l'accesso civico nelle forme che poi vedrete e tramite la pubblicazione, attenzione, qui ricompare l'informazione, la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione. Questo che significa? Che mentre l'accesso riguarda solo dati e documenti, l'obbligo di pubblicazione sui siti web, se andiamo a scorgere le disposizioni del decreto 33, a volte noi troveremo le PA devono pubblicare i seguenti dati. Altre volte invece noi troveremo che debbono pubblicare informazioni, altre volte ancora documenti. Non è un caso, il legislatore è molto preciso, per quale ragione? Perché si possono pubblicare, quindi diffondere, solo dati personali per i quali vi sia un'espressa disposizione di legge. Il motivo dell'essere il legislatore così pedante, a volte sembrerebbe, è così didascalico nel dire effettivamente tutto ciò che si può pubblicare, deriva dal fatto di dover garantire la compatibilità tra le disposizioni in materia di codice privacy, tutela quindi dei dati personali, rispetto agli obblighi di pubblicazione. Non c'è contrasto. Si possono diffondere dati personali nei limiti in cui sia espressamente previsto da legge o da regolamento. Ecco spiegata la ragione per cui il decreto 33 disciplina
l'ambito della conoscibilità dei dati, dei documenti e delle informazioni attraverso gli istituti del diritto di accesso o dell'obbligazione, definendo ogni volta molto bene se devono essere pubblicati dati, informazioni o documenti. Quindi con questo ho esaurito, sperando di nella concitazione anche nell'esposizione e un po' anche dei tecnicismi, ahimè, è una materia sicuramente tecnica, però di poter essere stato utile a chiarire. Sono a disposizione anche, non so se c'è un minimo di spazio, però ditemi voi, se c'è qualche domanda volante o qualche richiesta di chiarimento su qualcosa che non sia stata anche a me esposta chiaramente. Se qualcuno ha delle domande, sì. Se no proseguiamo. No, perché abbiamo il secondo intervento, poi stiamo a fare il tempo, poi in caso alla fine. Io ecco, però mi scuso perché per il motivo che più volte mi hai detto mi devo proprio assentare, quindi devo scappare. Vi ringrazio dell'attenzione, ringrazio anche l'amministrazione per l'ospitalità e a Marche per l'invito e il coinvolgimento in questo bel progetto. Quindi vi auguro un buon lavoro e una buona attività da parte dei cittadini, perché ovviamente è una materia questa che serve anche a noi come spunto e come stimolo per operare e migliorare costantemente.